Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, stimati confratelli e diaconi, cari seminaristi, reverende suore e distinte autorità, carissimi congiunti, amici provenienti da Aversa, fratelli e sorelle, siamo qui riuniti presso l'altare del Signore di questa cattedrale di San Marco Argentano per elevare l'inno di ringraziamento alla Santissima Trinità in occasione del primo anniversario di ordinazione episcopale di Vostra Eccellenza, avvenuta un anno fa nella cattedrale di Aversa per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, a noi oggi unito nella preghiera e nella comunione spirituale. L'armonia dello spirito e la gioia del cuore manifestano l'affetto e la gratitudine che ognuno di noi nutre verso la sua luminosa e amabile persona. Lei immediatamente ha carpito l'animo di tutti, perché il suo sguardo, la sua parola, i suoi gesti e la sua vicinanza umile e rispettosa al popolo di Dio affidatole sono frutto di una profonda e intensa unione con colui che è la fonte di ogni bene, il Signore. Le siamo grati dell'amore e della tenerezza che riversa su tutti, in modo particolare su di noi sacerdoti, custodendo e favorendo la comunione presbiterale, promuovendo e curando con tutte le forze e i mezzi possibili le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Non solo il suo cuore, ma anche l'episcopio è sempre aperto a tutti. Gli adolescenti e i giovani, in modo particolare, si sentono a casa e molti di loro amano intrattenersi con lei, coscienti di trovare un padre che sa ascoltare, incoraggiare e sostenere. In questo primo anno di servizio apostolico alla sua sposa, l'evangelico motto «Date illis vos manducare» da lei scelto e che da anni guida il suo ministero nella Chiesa, si è espresso nella totale donazione di sé e nelle tante iniziative per indirizzare lo sguardo verso l'oltre di Dio. E come ha scritto nella sua lettera pastorale, indicare con coraggio l'agnello di Dio, costruendo un autentico senso di comunità dove i carismi e i ministeri si relazionano tra loro e con il centro che è Gesù Cristo. Lo Spirito Santo la inondi di luce, di sapienza e di amore e le dia forza e coraggio per condurre questa sua diletta sposa nella realizzazione di un'incisiva comunione, di una corale gioiosa partecipazione e di una viva e appassionante missione. L'augurio che le formuliamo con tanto ardore e sincerità è di crescere nell'intensità dell'amore e della donazione per Cristo e per la Chiesa e con il materno e confortante sostegno della Vergine Madre del Pettoruto cogliere sempre più i tanti germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel suo corpo mistico, vederli maturare e portarli a compimento.
Siamo tutti con lei, Eccellenza, e per lei a portare la croce gloriosa di Cristo. Umile, buono e infaticabile successore degli Apostoli, grazie, grazie ancora e grazie sempre. Auguri. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra». Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne.
Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazienza, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio. Dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Gloria in nomine Dei, Gloria in nomine Dei.
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Con l'austero segno delle ceneri abbiamo iniziato lo scorso mercoledì il cammino quaresimale. E la prima domenica di questo tempo quaresimale, come ogni anno, ci presenta il brano evangelico delle tentazioni di Gesù. Quest'anno, con il racconto così sobrio e essenziale del nostro evangelista San Marco, restiamo sempre sorpresi dalle scelte di Dio. Non solo nel Natale ha voluto assumere la nostra natura umana, ma dell'essere creatura ha voluto sperimentare ogni cosa, bella e brutta, anche la tentazione e la morte. È la pedagogia del Signore, che prima di farsi maestro condivide il dramma dell'essere distolti dal bene, dell'essere sfiorati dal fascino di seguire una propria via, lontana dalla volontà del Padre e dal suo disegno di salvezza per l'umanità. Le tentazioni che Gesù affronta nel deserto non sono certo un incidente di percorso, ma appartengono al piano salvifico di Dio.
E infatti lo Spirito a condurre Gesù nel deserto, perché fosse tentato da Satana. E Gesù non scappa, ma accoglie tutto per amore nostro, perché quando anche noi attraversiamo il deserto o siamo attraversati dalle tentazioni, possiamo reagire e rispondere come ha fatto Lui. Entriamo quindi in questo tempo di grazia con la consapevolezza che sarà lo Spirito a condurci, non i nostri sforzi, i nostri propositi o le nostre organizzazioni, come se noi facessimo qualcosa per Dio. È Dio che fa qualcosa per noi, è Lui che ci conduce e ci porta in disparte per guardare cosa c'è nel nostro cuore, chi c'è nel nostro cuore. Nel messaggio che ho consegnato alla diocesi proprio all'inizio di questo tempo quaresimale ho affermato che l'infedeltà del popolo eletto ha trovato come corrispettivo la fedeltà di Dio. L'esodo travagliato di Israele si riverbera nella nostra vita spirituale. Questi 40 giorni saranno a nostro favore per sperimentare che Dio non ci abbandona in balia della miseria, non ci lascia incustoditi, privi di pane, senza acqua, in preda alla tentazione di rifugiarci in Egitto per tornare a mangiare le cipolle a prezzo della nostra libertà. Vogliamo vivere la Quaresima come un tempo in cui riqualificare il deserto, quale luogo privilegiato in cui poter ascoltare le sollecitudini di Dio, il quale desidera primariamente la nostra libertà e la nostra felicità. La liturgia odierna ci presenta l'esperienza spirituale che Gesù ha vissuto nel deserto, sotto l'azione dello Spirito Santo. Questa esperienza si riflette nella vita di ciascuno di noi. Dobbiamo infatti ripercorrere tutto e tutti il deserto per prepararci alla Pasqua. Un inno della liturgia delle ore di questo tempo ci ricorda che siamo protesi alla gioia pasquale. Sulle orme di Cristo Signore seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua e il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Dunque, per compiere un intenso e proficuo cammino spirituale in Quaresima, dobbiamo, guidati dallo Spirito, inoltrarci simbolicamente nel deserto. Chi lo percorre porta con sé il minimo per sopravvivere, mentre noi siamo abituati a possedere quel molto che spesso non ci soddisfa più, poiché circondati da un logorante spreco di cose inutili. La sobrietà ci insegna a fare le scelte e le giuste rinunce. Comprendere cosa significa dover operare delle rinunce ci sensibilizza ad andare incontro ai bisogni di chi vive accanto a noi. Anche il digiuno e le penitenze che la Chiesa ci invita a compiere ci aiutano a superare la schiavitù dalle persone e dalle cose. Sono queste le due grandi tentazioni che Gesù ha attraversato e ha superato e che anche a noi tocca vivere. Sentirsi dipendenti dalle cose e dalle persone, sentirsi ingabbiati nella logica di un possesso che fatica ad accogliere la gratuità dell'amore libero e liberante. Gesù ha vissuto l'esperienza di una liberazione che è maturata proprio al termine del suo cammino nel deserto, nel 40° giorno,
Ciò mostra che riordinare la vita è gravoso ed è faticoso. L'entusiasmo iniziale è insufficiente. Servono la costanza e la perseveranza, non trascurando che spesso, anche inconsciamente, i timori e le paure ci insinuano di retrocedere in Egitto. Il cammino del deserto insegna che dobbiamo liberarci dalla frenesia e dall'attivismo esasperato che caratterizzano tante nostre giornate. Perdiamo di vista l'essenziale, ciò che ci sta davanti, persino il contatto reale con Dio. Carlo Carretto, un grande uomo di Dio, abbandonò la sua vita precedente e decise di andare ad abitare nel deserto. Lì scrisse parole che possono tornare utili per noi. Dice così: «Vado nel deserto per disintossicarmi da una vita nella quale non trovo più Dio». Nel deserto trovò la forza di guardare le stelle, il cielo, il sole, il movimento della sabbia, i fiori, ma soprattutto ritrovò la pace con se stesso, la sintonia con le cose, la compagnia di Dio. Così la Quaresima ci chiede di creare momenti di silenzio nelle nostre case, per nutrirci del silenzio e dell'ascolto della parola di Dio, poiché solo così si interiorizza l'insegnamento del Signore Gesù. San Pietro, abbiamo appena ascoltato nella seconda lettura, ci mostra con coraggio il suo esempio. Egli giunge a farsi ingiusto per gli ingiusti, pur di salvare gli uomini. Questa grazia salvifica l'abbiamo ricevuta nelle acque del battesimo, già prefigurata nell'arca di Noè, sulla quale si trovò la salvezza dalle acque del diluvio. Farsi tutto per gli altri, come Gesù, diventa un impegno concreto da attualizzare in questo tempo quaresimale e in questo tempo storico in cui siamo sollecitati anche dal Magistero di Papa Francesco a riconoscere in ogni uomo la presenza di Dio. Questa sollecitudine antropologica, teologica, ci spinge a rivalutare i nostri atteggiamenti e le nostre relazioni, spesso dettate da mire egoiste, prive di carità evangelica. La liturgia ci ricorda che questo è il tempo favorevole per la nostra salvezza. Un itinerario spirituale innervato da penitenza e conversione, un cammino di 40 giorni favorito da preghiera, digiuno, carità, per giungere completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del Signore. Sia davvero questo un tempo prezioso per smascherare le tentazioni della sfiducia, dell'apatia, della rassegnazione e per lasciare che il nostro cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù, come ci ricorda Papa Francesco. Il breve brano evangelico si conclude con l'affermazione: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. In un Vangelo che non è astrazione, non si tratta di ideologia né di pura teologia scolastica. Il Vangelo ha un volto, ha un nome, una storia, quella di Gesù di Nazaret, che è il Salvatore del mondo. I 40 giorni di Quaresima ci ricordano che esiste un tempo di grazia, annunciato dallo stesso Gesù. Il tempo è compiuto. Non attendiamoci miracoli, non aspettiamo altri avvisi da parte di Dio. Dio ha già dato il massimo, donandoci il suo Figlio.
Non viviamo in una sterile attesa di un domani che sarà sempre come l'oggi, se non ci decidiamo a rinnovarlo. Non rimandiamo sempre le decisioni di fede. Il tempo è compiuto anche per noi. Il regno di Dio si è fatto vicino a noi. Carissimi, è doveroso concludere questa mia riflessione dicendo con il cuore grazie, anzitutto alla Santissima Trinità, per il dono della vita impreziosito dal ministero sacerdotale, colmato di grazia e pienezza di spirito con l'ordinazione episcopale. Ad un anno da quel memorabile giorno con tutti voi condiviso, sento risuonare nel mio cuore le parole che il Signore ha suggerito al cuore di Paolo: ti basta la mia grazia. Sì, lo posso testimoniare con tenace fermezza. Avverto nel mio cuore la presenza di una grazia divina che mi ha accompagnato fin dal primo istante in cui ho ridonato la mia vita alla Chiesa, nostra madre, per la vocazione alla quale sono stato chiamato. Ti basta la mia grazia. Io avverto come una dolce e soave consolazione che sperimento ogni giorno, simile ad una carezza divina. Se è vero che il cammino è arduo, faticoso da percorrere, talora difficile da interpretare, è altrettanto vero che non mancano mai le attenzioni e le sollecitazioni di Dio, che continua a pronunciare la sua perenne e solida fedeltà. Ad un anno dalla mia ordinazione episcopale, dinanzi a tutti voi posso testimoniare che il Signore è stato sempre fedele e continuerà ad esserlo. Grazie, lo dico ai miei carissimi sacerdoti, ai religiosi, le religiose, ai diaconi, ai seminaristi, ai movimenti, alle associazioni, ai gruppi, a tutti voi fedeli di questa bella comunità diocesana, con i sindaci, le amministrazioni, le autorità civili, militari. Quanti incontri, quanti volti, quante mani strette, quanti sorrisi. Ci siamo da subito messi in cammino insieme, attraversando ogni angolo della nostra diocesi, raggiungendo ogni persona e ogni situazione con il desiderio vero di passare all'altra riva, di vivere una costante dinamica di conversione per una Chiesa sinodale e in uscita, oltre i formalismi, oltre le misure, eccessivi nell'amore e nel donarci, oltre le abitudini, per costruire insieme una Chiesa capace di abitare la storia e i luoghi di oggi, non di ieri, con la certezza che non siamo mai soli, ma con noi c'è Lui, c'è Gesù, c'è il risorto. Concludo ricordando che in questo giorno si ricorda la nascita di un grande testimone della fede, Monsignor Castrillo. Favorevolmente il Signore ha voluto che venissi consacrato nel giorno in cui si celebra il suo compleanno. Oggi avrebbe compiuto 120 anni. Lo voglio leggere come un dono di grazia. A Lui ci rivolgiamo con fervida preghiera, perché continui a custodire il mio ministero, quello dei miei sacerdoti, dei laici, di tutti, affinché si diffonda lo Spirito di Dio su questa Chiesa particolare di San Marco Argentano Scalea, nella quale ha vissuto il suo breve ma intenso ministero episcopale.
augurandoci che presto possa scendere agli altari della santità. Con questi sentimenti, rinnovando il mio ringraziamento a tutti voi, continuiamo a vivere uniti nel vincolo della comunione, con gli occhi rivolti al cielo, con i piedi in cammino e il cuore ardente di spirito, perché la missione affidataci da Dio si realizzi secondo la sua volontà. Ecco, a tutto questo ancora dico grazie a Don Ciro, anche per la sua parola sempre così carica di affetto e di amicizia. Dico grazie, come è stato accennato, anche agli amici che sono venuti da Aversa, a Don Vincenzo, il parroco che mi ha sostituito nella parrocchia di Giuliano. Ecco, dico grazie a tutti coloro che con tanto affetto oggi si uniscono a me in questo rendimento di grazie a Dio, tutti coloro che hanno espresso, ecco, un pensiero di augurio per questa giornata, tutti coloro che hanno anche preparato questa celebrazione con tanto impegno, anche con tanta generosità, e quindi all'ufficio liturgico, Don Angelo, Don Pierpaolo, ecco, ai giovani del servizio accoglienza, ecco, tutti coloro che appunto hanno reso bello questo momento. Ecco, la grazia di cui oggi lodiamo il Signore, questa grazia che mi è donata, si sostiene, si accompagna con la preghiera di tutti. Ecco, io sento che c'è questa preghiera, c'è questo sostegno, c'è questa disponibilità nei miei sacerdoti, lo sento, ecco, nei fedeli, lo sento in tutti, questo affetto e questa amicizia. Ad Aversa, nel giorno dell'ordinazione, senza ancora venire in diocesi e conoscerci come ci conosciamo ora dopo un anno, dissi: vi voglio già bene, e questo oggi lo posso confermare ancora di più con grande certezza e convinzione. Vi voglio bene e grazie per il vostro affetto. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo intrapreso il cammino della Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione. Chiediamo di essere docili al messaggio di salvezza per giungere pienamente trasformati alla Santa Pasqua. Per la Chiesa, in questo tempo in cui è particolarmente chiamata alla conversione, rinnovi la propria adesione a Cristo,
e si consegni totalmente alla sua misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per nostro Vescovo Stefano, nel giorno del suo primo anniversario di ordinazione episcopale, perché resti fedele al cuore del buon pastore e ami la nostra Chiesa diocesana con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la nostra comunità diocesana, per il nostro Vescovo Stefano, chiamato a presiedere questa Chiesa nella carità, e per tutti i nostri presbiteri diaconi, perché siano segno autentico della fecondità dello Spirito che guida la Chiesa nelle alterne vicende della storia. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i giovani in discernimento, perché nel Cristo scorgano un amico, un compagno di strada, un maestro e un fratello che li introduce nel possesso della gioia vera, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ciascuno faccia del tempo quaresimale l'occasione per crescere nella vita spirituale e lasciarsi trasformare dalla grazia di Cristo. Preghiamo. Colma delle tue benedizioni, o Signore, questo popolo in cammino verso la Pasqua. Tu che provvedi ai tuoi figli il pane quotidiano, fa che non si stanchino mai di cercare il pane vivo disceso dal cielo, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa sempre offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto la parola di Dio sarò.
Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo, che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza la carità. Insegnaci ad avere fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa solenne concelebrazione, il nostro Vescovo Stefano, accogliendo l'invito del Santo Padre Francesco a vivere un anno dedicato alla preghiera in prossimità del Giubileo, consegna ora ai vicari e quindi ai parroci una lampada che verrà alimentata dall'olio della fede delle nostre comunità, al fine di ricordare l'impegno e rivitalizzare lo spazio della preghiera come luogo di incontro con il Signore. Ascoltiamo. Lo Spirito Consolatore che viene da Te illumini, o Padre, la nostra mente, riscaldi il nostro cuore secondo la promessa del Figlio Tuo e ci guidi alla conoscenza piena della verità. La luce che custodiremo nelle nostre parrocchie sostenga i momenti di preghiera e ci ricordi il nostro impegno in cammino verso il Giubileo del 2025. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nella processione finale il Vescovo si porterà sul fondo della cattedrale, dove svelerà la lapide commemorativa dei vescovi che hanno amato e servito la Chiesa diocesana di San Marco Argentano Scalea. Un anno fa, nella splendida cattedrale di Aversa, Monsignor Stefano riceveva l'ordinazione episcopale. Fu proprio in quell'occasione che ebbi modo di conoscerlo, dopo un'attesa viva, anche per il ricordo ancora presente del suo predecessore, Monsignor Leonardo Bonanno. Devo ammettere che la prima impressione è stata di istintiva simpatia e l'impressione si è rafforzata a mano che ho potuto ammirare la forza, lo spirito di iniziativa, la passione del nostro Vescovo e di apprezzarne le qualità umane e l'impegno quotidiano. Quanti chilometri ha percorso, Eccellenza, in questo anno? Oggi ricordiamo e ringraziamo la diocesi di Aversa che ci ha donato Monsignor Rega. Oggi, con commozione, riviviamo nella memoria quella cerimonia suggestiva per augurare al nostro Vescovo abbondanza di grazia e di benedizioni dal cielo, perché possa espletare tra noi il suo servizio di padre e di pastore, generoso e instancabile, sempre pronto a consigliare, a sostenere, a incoraggiare e, potendo, ad aiutare. Auguri, Eccellenza,
e grazie per essere venuto in mezzo a noi. Grazie per il servizio che offrite amorevolmente, con gioia e speranza nella nostra diocesi. Il Signore vi guidi sempre, illumini il vostro cammino ad multos annos. Vi vogliamo bene anche noi. Grazie al carissimo sindaco, la nostra Virginia, per le parole sempre così anche cariche di affetto, di amicizia. E ringrazio con il nostro sindaco tutti gli altri sindaci che sono venuti, con cui viviamo anche questa bella intesa, questo coinvolgimento, questa compartecipazione reciproca per il bene del nostro territorio. Come anche saluto ancora il capitano dei Carabinieri che è qui, come ancora saluto tutti voi, ecco, i movimenti, le associazioni, i gruppi, tutte le belle realtà che sono presenti nella nostra diocesi, ecco, i cavalieri, le dame del Santo Sepolcro, ecco, e tutti coloro che in vario modo, ecco, oggi hanno espresso, ripeto, questo sentimento di affetto e di augurio. Tutto quello che riusciamo a vivere e a fare, e anche per chi trova, ripeto, in voi tanta corrispondenza, tanta disponibilità. Ecco, in noi ci caratterizzi sempre, insieme possiamo camminare, possiamo dare, ecco, luce, tanta speranza, tanta gioia a questo nostro territorio. Ecco, voglio anch'io portare i saluti di Monsignor Bonanno, il nostro caro Vescovo Emerito, che stamattina ho sentito per gli auguri e che appunto anche lui benedice, si unisce anche alla mia benedizione. Con lui, ecco, ci siano sempre sentimenti di comunione, di stima, anche per il servizio svolto nella nostra diocesi per tanti anni. Saluto anche i miei familiari che sono venuti per l'occasione. Più facile che vengono loro qui che io vado da loro e quindi tanto in tanto vengono così a trovarmi, anche perché per i chilometri che ci sono da attraversare è difficile andare anche a casa, ma io sto a casa, mi sento a casa, sono a casa, quindi non c'è bisogno di andare altrove perché già qui è casa, come ho detto fin dall'inizio. Saluto e ringrazio anche la corale, la nostra corale, facciamo un applauso anche a loro per il servizio che svolgono nelle nostre celebrazioni. Eh sì, e poi anche i ministranti di Cetraro che hanno dato una mano per la celebrazione. Spero di non dimenticare nessuno, ma siete tutti nel mio cuore. Vi porto tutti con grande affetto nella mia preghiera, ecco, e come sempre chiedo anche a voi di continuare a sostenermi, certo con l'affetto, con l'amicizia, con la disponibilità ad accogliere, ecco, quelli che sono i suggerimenti, ma anche ad accompagnarmi appunto con la preghiera. Tutto quello che riusciamo a fare è grazie al nostro, ecco, insieme, a noi, ma anche grazie certamente, come dicevo prima, alla presenza di Dio che è fedele nonostante le nostre mancanze, e quindi la preghiera possa appunto accompagnare e sostenere tutto il nostro cammino. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione, e gli sia donata la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Veniamo.